Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio della conservazione in pillole secondo Modern Chef. Oggi analizzeremo quali potrebbero essere le possibili soluzioni allo spreco alimentare. I primi due punti per limitare lo spreco alimentare sono sicuramente due, cioè non acquistare più di ciò che si riesce a mangiare e conservare correttamente l'alimento. Infatti, se noi guardiamo i nostri avi, erano molto concentrati sul cercare di conservare il cibo il più a lungo possibile, utilizzando tecniche che man mano che la loro tecnologia e la loro conoscenza migliorava, tendeva sempre di più a migliorare appunto la longevità del prodotto. Infatti, se si pensa in passato, non si aveva tutta questa disponibilità di alimento, bisognava coltivare e bisognava cacciare e si avevano solo determinate stagioni, ad esempio per la coltivazione, e si avevano dei territori molto vasti nel quale bisognava cacciare. Quindi se io dovevo marciare 40 km tutti i giorni per cacciare un elefante, per cacciare un mammut, per cacciare qualsiasi altra cosa, non potevo permettermi poi che nel giro di 5, 6, 7 giorni questo alimento fosse da buttare via. Sarebbe stato un inutile spreco di energia per poi non raggiungere nessun obiettivo sostanzialmente. Oggi ci siamo un po' dimenticati di questo problema, infatti oggi se abbiamo fame semplicemente ci richiamo al supermercato e ci compriamo una bistecca, un litro di latte, eccetera eccetera, e questo ci allontana un po' da quelle che sono le logiche che ci hanno guidato per migliaia di anni. Per spiegare bene come conservare gli alimenti, la prima cosa da capire è perché un alimento si deteriora. Come potete vedere nel grafico qui in sovraimpressione, abbiamo messo questo cerchio che spiega benissimo da dove parte l'alimento e poi come succede, diciamo, tutto il deterioramento fino ad arrivare alla discarica. Abbiamo infatti un cattivo stoccaggio in prima posizione, successivamente l'attacco batterico e dopo spiegheremo bene nei dettagli cosa sono i batteri. Abbiamo l'ossidazione, la decomposizione e successivamente la discarica. Infatti una volta che un cibo è stato contaminato e ha una percentuale di batteri troppo elevata, una quantità di batteri troppo elevata sopra l'alimento, questo non può essere più consumato. Adesso questa percentuale di batteri è gestita appunto dall'HACCP e l'HACCP ci dice appunto quanti batteri può avere un alimento per essere servito crudo o per essere servito cotto, e dopo questo lo specificheremo nelle puntate più avanti. Per capire come si deteriora un alimento dobbiamo innanzitutto capire che cos'è un batterio. Un batterio è un microorganismo che può essere patogeno che cresce e si sviluppa sui cibi freschi. In questo suo arco di vita si riproduce e rilascia delle sostanze tossiche per il nostro organismo che poi vanno a deteriorare il cibo. Abbiamo sostanzialmente due classi di batteri, quelli aerobi e quelli anaerobi. I batteri aerobi sono quelli che necessitano di ossigeno per svolgere le loro funzioni vitali. In assenza di esso si disattivano o muoiono. Abbiamo poi i batteri anaerobi che si dividono sostanzialmente in due famiglie, che sono quelli obbligati o facoltativi. Quelli obbligati sono quelli che necessitano dell'assenza di ossigeno per sopravvivere, cioè che muoiono o si disattivano a contatto con l'ossigeno. Abbiamo poi i batteri facoltativi, che sono quelli che riescono a svolgere alcune attività anche in presenza di ossigeno. Una cosa che va sicuramente precisata è che non tutti i batteri sono pericolosi per la nostra salute. Infatti abbiamo ad esempio i batteri commensali, che sono dei batteri che vivono con noi, ok? Ad esempio la flora batterica intestinale o i batteri che possiamo trovare in gola, e fanno parte appunto di batteri anaerobi, ok? Abbiamo poi invece batteri patogeni che sono invece pericolosi per la nostra salute. Per la proliferazione batterica la presenza o no di ossigeno non è l'unico elemento determinante, infatti abbiamo altri tre fattori che sono molto importanti, che sono il pH, l'umidità e la temperatura. L'umidità è molto importante per la proliferazione batterica. Infatti più un ambiente sarà umido e più la proliferazione batterica sarà veloce. Abbiamo inoltre il pH. I batteri tendono a svilupparsi e a riprodursi in pH neutri. Quindi se si avrà un pH acido, ad esempio, la proliferazione batterica sarà rallentata o addirittura quasi fermata. Si pensi ad esempio alle marmellate.
Nel caso della temperatura, invece, la proliferazione batterica è massima intorno ai 45 gradi, ma rimane comunque abbastanza rapida da una temperatura che parte dai 5 gradi ad arrivare fino ai 60. È rallentata intorno ai 4 gradi ed è ferma intorno ai meno 18 gradi, quindi meno 18 gradi la proliferazione batterica non avviene, o comunque è praticamente rasente lo zero. Se infatti vogliamo scongelare un alimento che è stato in freezer, la cosa più sicura e migliore è quella di scongelarlo all'interno del frigorifero. Questo renderà l'alimento più sicuro e rimarrà più fresco e avrà una proliferazione batterica nel mentre dello scongelamento praticamente quasi zero, o comunque molto rallentata, quindi l'alimento sarà sicuro. Una cosa che invece non va mai fatta è quella di scongelare un alimento a temperatura ambiente. Come potete vedere qua in sovraimpressione, abbiamo messo alcune delle malattie più famose generate sia da batteri che da altri organismi che sono altrettanto pericolosi, forse anche più pericolosi perché più difficili da uccidere, come ad esempio possono essere parassiti o spore. Nella prossima puntata analizzeremo come avviene la contaminazione del cibo. Vi ringraziamo per averci seguiti e ci vediamo alla prossima puntata.